Buongiorno amici e bentrovati a tutti. Oggi cerchiamo di riparare questo alimentatore USB che è rotto, ha una corrente di uscita di circa 0,35 A e 5,2 V. Questa è la presa USB e questo caricatore di fatto non funziona. E vedete che il LED è proprio spento. Quindi andiamo a smontare questo alimentatore per ripararlo. Per aprire questo tipo di alimentatori io di solito utilizzo un mio metodo personale, che consiste in questa pinza regolata su una distanza inferiore all'involucro del caricabatterie, quindi regolandola con la vite in fondo. Ecco, per esempio di questa misura possiamo andare ad aprire qualsiasi caricabatterie in questo modo, stringendo in più punti. Ecco qua, come vedete il caricabatterie si è aperto perfettamente senza lasciare traccia. Allora, innanzitutto, quando dobbiamo riparare un circuito elettronico, la prima cosa da fare è guardare segni di bruciature, segni di rotture su componenti elettronici, eventualmente verificare se ci sono delle saldature fredde. In questo caso, ad occhio, non risulta nessuna anomalia. A questo punto è quanto mai doverosa una piccola premessa teorica sul funzionamento di un alimentatore switching. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video e volete vederne altri del genere. Grazie. Questo è lo schema elettrico dell'alimentatore in oggetto. È composto principalmente da 3-4 blocchi principali che sono comuni a tantissimi altri alimentatori. Abbiamo un primo blocco raddrizzatore che prende la tensione 220 e la raddrizza attraverso un ponte di diodi 4000-007 in questo caso, e la trasforma quindi in tensione continua di circa 300 volt disponibile ai capi del condensatore da 2,2 microfarad. Questa tensione serve per alimentare il circuito oscillatore posto a valle, composto principalmente da due transistor, ma può essere composto anche da circuiti integrati collegati al primario del trasformatore. La frequenza generata dall'oscillatore dell'ordine di qualche decina di kHz viene trasferita per induzione sul secondario del trasformatore e resa disponibile però ad un voltaggio inferiore, perché il secondario ha un numero di spire inferiori rispetto al primario. Una volta resa disponibile, questa tensione con la stessa frequenza ma di voltaggio inferiore sarà raddrizzata dal circuito raddrizzatore presente sul secondario e resa disponibile all'uscita di 5 V, ma una parte verrà reinserita nell'oscillatore per eventualmente aggiustare l'oscillazione nel caso si verificassero anomalie del carico in uscita. Questi blocchi sono comuni a tutti gli alimentatori switching di qualsiasi natura e l'individuazione dei guasto consiste nell'individuare, nel testare le varie tensioni presenti nel circuito elettronico. In particolar modo i componenti che maggiormente sono oggetto di guasto in questo tipo di alimentatori sono nell'ordine: il fusibile iniziale, che di solito si interrompe in caso di presenza di un cortocircuito posto a valle dato da i diodi, il ponte diodi 4000-007, oppure il transistor di potenza o il transistor di pilotaggio, oppure il trasformatore nel primario del trasformatore in modo particolare, infine il diodo posto sul secondario ed eventuali circuiti elettronici di stabilizzazione del secondario ed il fotoaccoppiatore di reazione. Questi sono i componenti che di solito si rompono in un circuito switching. Andiamo a testare le relative tensioni per verificare quale sezione dell'alimentatore è guasta. Per comodità io parto di solito dal condensatore elettrolitico centrale, dove dovrebbero essere presenti i 300 volt, e in questo modo
posso capire se devo andare avanti o a ritroso nel circuito a cercare il guasto. A questo punto andiamo a effettuare il test con la tensione 220 volt. Impostiamo il nostro multimetro sui 1000 volt continui e accendiamo la 220. Qui dovete stare molto attenti a non prendere la scossa, mi raccomando. E andiamo dall'altro lato del circuito a verificare se abbiamo la tensione ai capi del condensatore di livellamento di 300 volt, questo qui, che è quello che raccoglie la tensione raddrizzata dai diodi posti a monte. Dalla verifica della tensione presente ai capi di questo condensatore risulta nulla, quindi no, non arriva tensione. Questo vuol dire che c'è un problema a monte di questo condensatore. Il problema potrebbe essere o su questi diodi oppure su questa resistenza. Chi sarà il colpevole di questa interruzione? La resistenza fusibile o il ponte raddrizzatore? Andiamo a scoprirlo. Andiamo a misurare il valore a monte della resistenza e poi a valle. Chiaramente impostare il tester sulla misura per la 220 perché adesso siamo a monte dei diodi, quindi mettiamo 700 volt e vediamo se qui arriva la 220. Come vedete c'è la 220, vediamo se a valle della resistenza c'è la 220, come vedete è 0. Questo vuol dire che la resistenza è interrotta. Trattasi di una resistenza fusibile del valore di 10 ohm. Quando salta questo fusibile, vuol dire che a valle, da qualche parte di tutto il circuito, c'è un cortocircuito. Potrebbe essere uno di questi diodi, potrebbe essere il condensatore, ma soprattutto i due transistor, in modo particolare il transistor di potenza, che è quello che assorbe maggiore corrente. Potrebbe anche essere in corto il trasformatore switching, che serve per far oscillare il circuito per generare una frequenza che poi per induzione verrà riportata sul secondario. Andiamo a controllare se i diodi, questi quattro diodi, sono funzionanti. Il primo diodo, la giunzione è 5,65, quindi questo è corretto. Il secondo diodo, che è questo qua, è 5,79 ed è corretto. Il terzo diodo è 5,74 e il quarto è 606. Quindi questi quattro diodi qui sono corretti. La colpa potrebbe essere del transistor, di uno di questi due transistor che sta in cortocircuito per qualche motivo. Andiamo pertanto direttamente a testare subito le giunzioni di questi transistor. Ci mettiamo in posizione e iniziamo a cercare la base del transistor. Ecco, qui c'è una giunzione, quindi questa è una giunzione del transistor e questa è l'altra giunzione. Questo transistor apparentemente sembra buono, quindi questo transistor sembra buono. Vediamo l'altro transistor, che è un po' più piccolo e magari ha subito uno stress maggiore. Cerchiamo le giunzioni. Questa è sicuramente un'altra giunzione. Ecco. Quindi qui abbiamo una giunzione e qui abbiamo un'altra giunzione. Questo transistor è buono. Abbiamo verificato questo transistor, abbiamo verificato questi tre diodi, il transistor di potenza, manca questo diodo qui. Verifichiamo anche questo diodo, che la giunzione diretta è 519 e l'inverso è infinito. Quindi fino adesso tutti questi componenti sono corretti. Fatte queste verifiche, diciamo per la mia esperienza, potrebbe essere soltanto saltata questa resistenza fusibile. Per assicurarci che non ci sia un cortocircuito a monte da qualche parte qui dentro, invece di testare tutte le resistenze e non avendo lo schema elettrico effettivo, io vado a fare una semplice prova. Prendo il mio condensatore di livellamento, che sarebbe questo qui, e vado ad applicargli una tensione continua fissa di 30 volt
per vedere se con questa tensione di 30 volt il mio alimentatore mi dà un cortocircuito, anche minimo, un passaggio di corrente anche minimo. Imposto il mio alimentatore sui 30 volt e vado ad applicare tra positivo e negativo del condensatore di livellamento una tensione di 30 volt. Questo è il mio condensatore di livellamento e vado ad applicargli questa tensione. Il mio alimentatore con questa tensione non dà nessun problema. Anzi, vi dirò di più, se riuscite a vedere, addirittura si accende anche il LED. E questo vuol dire che l'alimentatore nella parte che sta, diciamo, a valle di questo fusibile è perfettamente funzionante. Quindi la riparazione di questo alimentatore nello specifico non consiste nel cambiare altri componenti elettronici, ma semplicemente nel rimpiazzare questo fusibile che probabilmente è saltato perché magari si è surriscaldato. Andiamo ad effettuare questa riparazione e a sostituire il nostro fusibile da resistenza da 10 ohm. Ecco qui la nostra basetta, andiamo a sostituire il nostro fusibile che si trova in questa posizione. Per questa operazione io mi sono costruito questo attrezzo, che è un attrezzo che serve per rimuovere i componenti. Con questa parte posso togliere i componenti posti in orizzontale e con la pinzetta invece gli altri in verticale. Semplicemente vado a pinzare il componente nella parte sottostante. In questo modo posso facilmente tirarlo fuori quando vado a dissaldarlo. Avvicinando il saldatore, il mio componente inizia a muoversi fino a quando non sarà completamente rimosso, eccolo qui, in maniera molto agevole. Vado ad aspirare lo stagno per riposizionare il nuovo componente elettronico. Vado a procurarmi il mio nuovo componente elettronico, che è una semplice resistenza da 10 ohm. Tagliamo i terminali in eccesso e a questo punto il nostro alimentatore dovrebbe essere pronto. Fuoco alle polveri. E come potete vedere già il nostro LED è acceso e andiamo a misurare la tensione di uscita sul nostro condensatore di livellamento. Come potete vedere abbiamo di nuovo i 5,38 volt e il nostro alimentatore è adesso perfettamente funzionante. Non ci resta che rimontarlo. Bene amici, spero che questo video vi sia stato utile per imparare a riparare un alimentatore di un caricatore di uno smartphone. Questo in realtà è un caricatore molto vecchio e anche molto semplice, da pochi ampere, però i suoi principi fondamentali, che sono il raddrizzatore, l'oscillatore e il raddrizzatore finale, si applicano alla maggior parte dei alimentatori switching caricatori in commercio. Se vi piacciono i miei video e volete vederne altri, vi invito ad iscrivervi al canale e vi ringrazio per la visione. Ciao, ciao.